Ridere fa bene al cuore. Non è un modo di dire, è una sciocchezza che tutti dicono per tenere su di morale le persone che magari hanno un morale non altissimo. Fa proprio bene al cuore. E i dati vengono non solamente dalla tradizione, dalle leggende, dal porta a porta, dal passaparola, ma vengono da studi veri e propri, che sono fatti da università importanti, con nomi importanti, quindi sono credibili. Gli americani, come al solito, anche in queste cose che sembrano più leggere, sono in prima fila e hanno dimostrato che se uno affronta uno stress negativo, consideratelo come preferite, ha più probabilità nel tempo di ammalarsi. Mentre invece uno che ha a che fare con uno stress positivo sta meglio. Ma il discorso che viene subito da fare è: esiste uno stress positivo? Lo stress positivo è lo star bene, è divertirsi, è ridere. Una risata al giorno toglie il medico di torno, si potrebbe dire, parafrasando un vecchio proverbio. In effetti gli americani dicono che se uno ride per più di 15 minuti al giorno, ma ridere nel senso che è contento, è un momento felice della sua vita, allunga la vita, sta meglio. E probabilmente il tutto ha una risposta nel rilascio all'interno del nostro organismo di quelle che sono le endorfine, le sostanze magiche, veramente tonificanti, che rendono lo star bene, danno il benessere fisico. Ma molto più tecnicamente hanno dimostrato che se uno ride, se uno è contento, se non è stressato, le arterie si dilatano. Del cervello, del cuore, del corpo. Dall'altra parte, se invece c'è uno stress cattivo che mette in difficoltà, pericoloso, che perdura, l'effetto è opposto, le arterie si stringono, e si stringono vuol dire che anche le coronarie diventano più piccole, quelle cerebrali, e quindi il problema a lungo termine, se si perpetua, porta qualche danno. Quindi sicuramente fatevi una bella risata, che si lega al fatto di poter dire siate sereni, siate vogliosi di star bene, siate ottimisti. Ecco che il ridere fa bene al cuore si lega all'essere ottimisti, avere una buona visione della vita, contrariamente a quelli che hanno uno stress che li rende negativi, che sono pessimisti. L'ottimista vive di più, l'hanno dimostrato gli psichiatri con un sacco di studi a lungo termine, vive di più e ha meno eventi cardiovascolari. Ce lo possiamo permettere di essere ottimisti? Ognuno di voi lo decida, però dobbiamo cercare di metterci anche un po' di impegno per essere ottimisti, per godersi anche un po' la vita, per essere aperti e per farsi una bella risata. E se allunga la vita una bella risata, non ve lo so dire, potrebbe anche essere. Certo, il collo lungo che vedete sullo sfondo è sempre un segno di bellezza e di benessere.